Allora, possiamo cominciare? Beh, intanto grazie di esserci in questo martedì mattina in cui ci occuperemo di come progettare Restorative Cities. Allora, intanto ringraziamo l'Università per averci dato lo spazio per poter fare questo momento. Ringraziamo Arci Eco Informazioni che ci assicurerà la registrazione del convegno in modo da poter poi avere una memoria di quello che è stato fatto. Partiamo con i saluti da parte di Francesca Ruggeri, che è l'Università del Missouri che ci ospita. Sono proprio l'università, sono il direttore di questo dipartimento. È un onore veramente per me introdurre, dopo essermi scusata perché purtroppo ho esami per cui non potrò seguire i lavori e mi dispiace veramente tanto. Ma è un onore perché credo che sia fondamentale per il dipartimento, prima ancora per l'Ateneo, un incontro, un'occasione di incontro che si apre alla città, che porta nella città l'esperienza dei miei colleghi del Centro di Restorative Justice, che hanno lavorato anche, mi piace ricordarlo, col Ministero a Roma, cioè che hanno già portato le loro competenze, che sono particolarmente per quelle di Grazia Mannocchi e Chiara Perini, elevate nelle sedi istituzionali. Però quello che mi piace oggi, secondo me, è questo l'onore di introdurre questo incontro, è proprio l'idea di questo modo di affrontare la vita alla fine, è un po' greggio, un po' rotto da dire, ma secondo me è fondamentale, è proprio qualcosa che ci deve accompagnare in qualsiasi momento, non solo nell'ambito della giustizia da cui è nato sostanzialmente, ma non solo, la giustizia intera. Io insegno procedura penale, ma non è solo la procedura penale, nella fase esecutiva, nella fase preliminare, cioè pervade in qualche modo la nostra società dal punto di vista della patologia, però anche qua mi piace dire della inserisce nella fisiologia. C'è qualcosa, e qui appunto saluto molto, molto volentieri le rappresentanti del territorio che hanno promosso con il CEDER questo incontro, perché l'idea è di introdurre un nuovo modo di vita proprio nelle relazioni sociali. Adesso sono un po' appunto grezza nella rappresentanza, però credo che questo sia l'aspetto più importante, cioè unire competenze che nascono come specialisti in un certo settore, che però, e poi non solo, sono qui anche qua semplifico molto, ma che si estendono a rapporti sociali che sono fondamentali nella comunità, sul territorio. Per l'università, per il mio dipartimento, è fondamentale questa apertura, per cui ringrazio anzitutto le colleghe del centro e poi tutti i rappresentanti del territorio che hanno promosso e hanno aperto e hanno consentito questo incontro. Per cui non sono l'università, ma sono un partecipante come voi e vi dico benvenuti e buon lavoro. Grazie.